Perfetto, ciao a tutti ragazzi e ragazze, come va? Beh, io spero tutto bene. E oggi sono qui con un nuovo video unboxing. Io intanto mi presento per chi fosse arrivato per la prima volta. Ciao a tutti, forse mi vedete un po' grandi, quindi vi sposto un pochettino. Ciao a tutti quanti. Io sono Jimmy Slacco e oggi vi propongo un video unboxing molto diverso dal solito. Oggi infatti vedremo letteralmente i giocattoli più recenti di Paw Patrol. Nel mentre che c'è Sanremo, noi giocheremo con i giocattoli della Paw Patrol. Ebbene sì, intanto saluto chiunque stia entrando, saluto Andrea che mi ha ricordato che c'è Sanremo e nel mentre che c'è Sanremo, noi accompagniamo Sanremo con le nostre dirette unboxing. Perfetto. Io volevo salutare James, proviamo James, forse James. Fate entrare. James, guarda che bello il suo faccione! Ciao, ciao Ciaone, come Giovanni. va? Aspetta che mi sposto un pochettino così anche tu puoi godere della mia presenza, perché ciao a tutti! E Ciao oggi Giova. siamo qui in due. Oh, come va, James? Sì. Bene, bene, tutto a posto. Diceva sui commenti Andrea che oggi ci saremo, stasera ci saremo, ma noi non ci frega niente, andiamo avanti dritto per dritto e faremo più ascolti di Sanremo. Wow, Quasi quasi. perché noi siamo Sanremo, no, non è vero. Esatto. Allora, perfetto, come detto prima, il video di oggi appunto vi propone i giocattoli di Paw Patrol Mighty Pups Wow, Cup Chop. wow, wow, wow. Prodotto molto particolare perché comunque sia sono un prodotto adatto per un pubblico molto giovane, non stiamo Sì. parlando di prodotti. Stiamo parlando proprio di prodotti pensati per un pubblico giovane che possono interessare, anche perché comunque sia la maggior parte della gente che ci segue sulla pagina Facebook è gente decisamente matura che magari un regalo per un nipotino, per un Ci ipotetico sta. figlio potrebbe interessare. Alla Quindi grande, oggi sì, è vero. vedremo due giocattoli, vedremo appunto questo qui che è Deluxe Vehicle e un altro giocattolino che invece è il Cuccioli, sperando che la telecamera faccia il suo aiuto, e i Cuccioli invece della Paw Patrol. Beh, Questo ha. Giovanni, io ti Banda. dico, non so se l'hai scritto a cosa, questa è una buona opportunità per fare un unboxing alla Toys Review, giusto? Yeah! Infatti, questo è un episodio speciale, una Oh diretta yes. speciale proprio dedicata alla Toys Review. Un prodotto settimanale che vi proponiamo sulla nostra pagina community di Facebook e oggi. Per Oh festeggiare yes. l'occasione, come evento speciale, vi proponiamo questo. Allora, Dai. io direi che partiremo con la Deluxe Vehicle, che è il prodotto più grosso, e poi vi proporremo il piccolo prodotto, appunto, di Cuccioli di Mighty Pups. Perfetto. Ok. Giova. La fabbrica, chi è che li produce questi giocattolini? Di che marca sono? Questi giocattolini sono prodotti da niente poco di meno che, e questo possiamo vedere anche da qui, da Spin Master. Ok, perfetto. Spin Master che gestisce un sacco di brand di giocattoli, fra cui questo, se non ricordo male, anche Bakugan. Quindi Sì, comunque sia, sì, sì. Perfetto. gestisce veramente un sacco di giocattoli interessanti. Grandissimo. Allora, partiamo appunto da questo adesso perché non si vede bene perché con la telecamera doppiata abbiamo un piccolo problemuccio, però al suo interno abbiamo anche un omino, Un uno dei cucciolo. Mighty Pups, che è Marshall, che è il pompiere, anche se qua è tutto infuocato, è un pompiere. E fra l'altro, il giocattolo stesso è possibile provarlo tramite questo bottone qui, c'è scritto proprio qui in alto. E se moi, traimi, provami. E allora, cioè, vuoi che non lo proviamo? È Guarda che certo, bello. è Guarda che. certo. Aspetta, che provo ad alzare un pochettino la telecamera. Quella, che fettoni. Ah, un doppio effetto anche. Ha un doppio effetto e non vorrei dire, ma sono anche fatti bene questi effetti qui. Perché Sì, infatti anche qui LED, veramente. comunque si è molto simulativo del rumore. E anche proprio quello lo sbarluccicamento delle Sì, fiamme, è proprio bello, proprio bello. vero.
Perfetto, direi che possiamo tranquillamente iniziare a spacchettare e partiamo prima di tutto con il nostro omino, sperando di non distruggere tutto, ma tanto sappiamo tutti che succederà, perché i bambini quando arrivano i regalini distruggono ogni cosa possibile immaginabile. Eh sì, Giovanni, ok. Infatti, ci stanno boicottando. Vedete appunto che è anche proprio bello, guardate i dettagli delle fiamme. Mi sembra che ha fatto bene anche materialmente parlando. Sì, è plastica alla fine. Sì, però comunque. È proprio bello, proprio bello. Poi anche con questa criniera infuocata, che poi non è una criniera, però dà proprio quell'effetto lì. È proprio bello. Proprio bello. Credo che sia, fra tutti i design dei Mighty Pups, credo che sia quello meglio riuscito. Vedete che è proprio molto, anche, molto semplice, molto basilare, infatti, molto divertente. Infatti. Con lo stemma di Mighty Pups, che c'è anche qui in alto, lo zainetto. Tiriamo fuori quello che sarà il problema grosso, perché questo qua mi immagino già le peggio tragedie. Quindi mi attrezzo con l'arma più pericolosa del mondo, che sono le forbici, dalla punta arrotondata, perché mi sa che dovremo un po' distruggere questo giocattolo. Iniziamo a disintegrare ogni cosa possibile ed immaginabile. Pensavo peggio. Ma sì, allora, chi se ne frega di collezionisti? Immaginati i recensori collezionisti. Sì, esatto. Esatto. Allora, perfetto, tagliamo qui, sempre con le nostre forbici della punta arrotondata. E una volta tagliato, adesso qua non si vede bene, ma poi distruggiamo tutto. Guarda un po' cosa c'è. Abbiamo un pochettino ancora di blocchi che non ci permettono ancora di godere del giocattolino. Il bambino qui starà piangendo un sacco perché vuole usare il nuovo giocattolino. E poi distruggiamo un pochettino. Lo zio Giovanni sta facendo vedere come si fa. E oh, guarda che bello. Ah, ma proprio, hanno proprio pensato a tutto. Ah sì, quindi devi... Ah, guarda, c'è proprio anche la meccanica di sblocco. Sì. Hanno proprio, questa è proprio bella, questa è proprio, questo si chiama bel packaging. Questo packaging qua, con la modalità di sblocco, l'ho trovato anche sul, non so se ti ricordi, sul Baby Yoda che ho fatto la live di Star Wars di Lasbo. Aveva lo stesso bloccaggio. Wow, beh, veramente, veramente bello, anche perché è un sistema di bloccaggio che tiene il giocattolo ben saldo e evita di utilizzare troppo, si evita di usare troppo le forbici, si evita di... Di solito anche c'era... di rovinare comunque il giocattolo, quindi... Esatto, ti ricordi che c'erano tipo i fil di ferro che dovevi svitare per aprire i giocattolini, eccetera? Oh, wow, che ricordi. Hanno messo sto sistema di bloccaggio. Sono avanzati. Tipo, fra l'altro, teoricamente si possono ancora riutilizzare questi pezzi qui, no? Sì. Possono ancora tornare utili. Sì. Ecco qua, perfetto. Allora, abbiamo il giocattolino. Aspetta che adesso mi siedo un pochettino anch'io perché sono stato in piedi. Ok, perfetto. Il giocattolino, che è appunto un macinino, una macchinina. Proviamo a accendere, vediamo meglio i dettagli delle luci. Effettoni. Guarda, sfarfalla, sì, anche, sfarfalla anche il LED. Fa proprio fiamme. Sì, è proprio una cosa che mi piace un sacco questa. Mi piace un sacco questo effetto di luce, è veramente spettacolare. Poi ci sono le ruote, ruote che sono tre e permettono anche di rendere che permettono al veicolo di rimanere stabile, ma anche di poter essere mosso con non pochi problemi. Ok.
vedo che sta facendo un pochettino fatica a muoversi nelle varie direzioni, non è così, così veloce e pulito come si pensa, però fa comunque il suo dovere. Dovere. Ha un po' di problemi con i movimenti tipo indietro, avanti, destra, sinistra. Forse però perché c'è la superficie lucida, c'è magari la superficie lucida, magari le routine di plastica fanno fatica ad aderire. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Poi vedremo, perché di questo giocattolino qui bellissimo uscirà una recensione, quindi testeremo ogni cosa possibile. Dai. E immaginabile. Si vede anche il vano per la batteria. Sì, le batterie che sono già incluse. Buona cosa. Buona cosa, anche perché così non bisogna fare acquisti aggiuntivi. Esatto. Comunque è proprio bello, è veramente bello. Tutti stiamo aspettando che il cuccioletto salga sulla macchinina, eh? Vabbè, lo facciamo subito, allora. Tac! Tac! Eccolo! Guarda che Eccolo. Bello, è proprio bello. Ci sta benissimo lui. Sì, è lui. È bellissimo. Adesso vedremo, in questo video vedremo anche se la scelta di mettere la testa piegata lateralmente ha una sua utilità, perché proveremo a mettere questo giocattolino qui anche sopra, così faremo anche un test in diretta. Beh, è veramente bello, grandezza ci sta, non è grandissimo, ma è grande, allora è grande come la mia mano. E dovrebbe essere grande, prendo uno strumento di paragone, sì, più o meno è grande come il Mario Kart. Parliamo proprio di dimensioni identiche, parliamo di spessore un po' più, è un pochettino più piccolo dal punto di vista di spessore, ma le dimensioni più o meno sono quelle. Beh, veramente veramente carino comunque, veramente carino. Questo se fossi bambino impazzirei. Sì, è un bel regalo, sì. È un bel regalo da fare al nipotino. È un bel regalo. Allora, ho guardato i prezzi. Allora, prendendo in considerazione Amazon, allo stato attuale costa più o meno sui 20 euro. Ok. Che è un prezzo ragionevole. Certo. Comunque sia, parliamo anche di prezzi, tra l'altro, ripensando ai prezzi di giocattoli quando ero piccolo. Una volta, sì. Sì, era. Adesso ripensarci mi verrebbe un po' la pelle d'oca, nel senso proprio di il concetto mamma, papà, io vorrei un sacco questo giochino, guardiamo quanto costa. Pensa, Giovanni, per farmi comprare un videogioco cosa dovevo fare? Cioè doveva passare tipo un anno, ok? Dovevo mettermi via. Adesso videogiochi così a rotta di collo, ma una volta per avere un videogioco, mi ricordo del 64, dovevo aspettare tipo quasi un anno per averlo, perché non avevo soldi, non avevo la paghetta, cioè sì, mettevo via la paghetta, ma ce ne volevano di paghette per prendere un videogioco. Costava 120.000 lire, mi pare, un videogioco. Wow! No, io sono arrivato dopo le lire. Tu sei arrivato all'euro. Ah, allora, c'è anche il manuale. È manuale di istruzioni, sai, giustamente anche Spin Master deve indicare tutti i possibili problemi. Sì. Sì, il fatto che il giocattolo non vada adatto a bambini di 3 anni in giù. Sembra comunque sia da controllare anche proprio per il discorso delle batterie, qui c'è anche indicato proprio il regolamento, come gestire le batterie. Che ci vuole cacciavite per aprire il vano. Che sono cose che non ci si pensa fino a quando non serve. Esatto. Ah, guarda. Scritto. Esatto. Non si muove. Funziona così. Adesso perché la telecamera non è massimo della vita. Anche perché non sta collaborando per mettere a fuoco. Metti a fuoco quel cagnolino lì bellissimissimo. Dai. Oh, guarda che bello. Comunque sia, poi faremo anche i test di questo per il nostro sito. Comunque sia veramente veramente bello, mi piace un sacco questo giocattolino qui. Saluto ancora chi sta passando e voglio avvisare, oltre
vorrei avvisare, aspetta che gli do un'occhiata, che voglio avvisare che ci sono 6 versioni. Abbiamo appunto quella di Marshall, che è questa qui, e poi abbiamo le altre che sono indicate in basso. Abbiamo Chase, abbiamo Rocky, che se non sbaglio Chase è il personaggio più leadership, è il leadership della squadra. Rocky, che è arrivato, che dovrebbe essere fra i più recenti. Poi c'è Rumble. E abbiamo... Io proprio non li conosco, cioè li conosco per fama, ma non personalmente non li conosco. Ci sta. Pensa che non ti sentivo più, sentati in freeze. È sempre colpa di Sanremo. Quando vedete un blocco, è colpa di Sanremo. Oggi abbiamo il capo espiatorio. Allora, abbiamo appunto Sky e Zuma. Zuma, che fra l'altro ammetto, adesso non mi ricordo esattamente chi è del gruppo, ma non dovrebbe, in realtà non dovrebbe essere fra i più recenti. Questo, se non ricordo male, era quello legato all'acqua, Zuma. Il più recente era Rocky, che è l'ingegnere. Abbiamo Chase, che è il leadership del gruppo, che svolge il ruolo un po' di poliziotto. Rumble con le ruspe, comunque gli strumenti proprio pesanti. E Sky è legato al volo, agli elementi del volo. Ok. Poi in realtà ce ne sarebbe almeno come minimo un'altra, che adesso non mi ricordo come si chiama, che è invece quella legata alle aree innevate. Però qui non è presente all'interno di questa serie di prodotti. Perfetto. Vi abbiamo mostrato. Ci ho capito. Il primo prodotto, quindi la Deluxe Vehicle, e adesso passiamo alla Pupazzi, la Cuccioli di Charge-Up. Allora, esteticamente, parliamo solo di estetica, la differenza principale è il fatto che la testa sia girata verso davanti, non lateralmente, e possiede anche degli effetti luminosi. Possiamo provarli anche prima dell'acquisto. Ah, ok. Anche questo ha due effetti. E secondo effetto. Ok, sempre illuminato. Sì. È carino. Ah, guarda, Rocco! Rocco ci sta spiegando tutto. Intanto salutiamo Rocco e ci sta dicendo che era Everest, quella del ghiaccio. Ciao, Wox! Ne hanno inserito molti altri, fra cui il cyborg, quello me lo sono perso. Oh no, devo recuperare tantissimo. Grande Rocco. Rocco sempre nei nostri cuori. Allora, sempre. Apriamo questa confezione, distruggendola come solo noi sappiamo fare. Ah, ci abbiamo dato doppia protezione. Io faccio così con gli amiibo, sai Giovanni. È giustissimo. Cosa che Cisco non farebbe. Eccolo lì. Allora, tiriamo un attimo fuori prima il nostro caro libretto di istruzioni con tutto spiegato. Quindi anche questo servirà alle batterie, o no? In teoria. In realtà, in teoria sì, guarda. Ah, vedi, mo. Eccolo lì, guarda che c'è tutto. Allora, c'è mio figlio che ha monopolizzato il telefono per questa live. Salutiamo un sacco il figlio di Rocco. Ciao. Aspetta che mi faccio vedere in faccia, così puoi dire che hai visto anche la faccia di Gibi Slacco. Ciaone! Perfetto. Allora, le dimensioni sono sostanzialmente identiche al precedente. Vedete che sono proprio uguali. Sì, sono proprio... La differenza sta principalmente proprio nella gestione della testa e nel fatto che abbia delle parti trasparenti. Proviamo a usarlo. Adesso non è bellissimo in realtà l'effetto che sta venendo in camera, in video, perché sta venendo un pochettino, come dire, troppo acceso,
comunque sia il nucleo della luce proprio qui, dove proprio si vede e si propaga un pochettino poi nelle parti di trasparenti che sono le scie da supereroe, che appunto sono da ambedue i lati, e poi la criniera, se possiamo chiamarla così. La cresta. La cresta, bravissimo, la cresta. Allora, questo prodotto qui, per chi fosse interessato, se questo abbiamo detto che costa 20, questo costa, almeno soltanto a quello che è il costo attuale di su Amazon, costa circa 15. È la Madonna! Sì, il fatto è che, allora, se devo essere sincero, se fosse stato un effetto di luce più propagato, l'avrei apprezzato di più. Sì, 15 euro, cioè con 5 euro mi viene tutto quanto, sia il cucciolo che il veicolo, scusa, cioè mi sembra un po', tra virgolette, eccessivo. Io, cioè, uno così magari l'avrei dato a 7 euro, 8 euro, bah, no 5, perché magari 5 è un po' più... Ma anche 10, ma anche 10. Sì, sì, anche 10, ma non so, non sono tanto convinto del prezzo che hanno fatto. No, neanche io, più che altro proprio per il discorso della luce, perché è proprio una luce dal centro che poi si propaga. Infatti, e poi qui l'effetto è più palese, però comunque si nota, cioè non c'è l'effetto pulito come avviene proprio in questo veicolo qui. Esatto, esatto. Lasciando proprio il discorso dei suoni e proprio anche la gestione delle luci, che è proprio pulita, la si vede dappertutto, è proprio più efficiente. Sì, infatti. Beh, proviamo a fare una cosa, proviamo a prendere questo, Chase, proviamo a metterlo qui. Vai. Vediamo se ci sta. E ci sta! Ci sta! E guarda in avanti. E guarda in avanti invece che lateralmente. Ma in realtà se non contiamo l'effetto luce, questi elementi trasparenti sono anche belli. Ci sta che magari qualche bambino magari si prende questa versione qui e magari decide di prendere per esempio il Marshall di questa edizione qui, così ha... L'edizione sì, tutta luminosa. Certo. Vai, accendi la macchinina e accendi il cucciolo. Andiamo tantissimo. 3, 2, 1. Perfetti. Wow! Però è bello, bisogna dirlo, è bello. Sì. C'è un altro tentativo. Bello. Bisogna metterlo. Sì, blu ghiaccio e fuoco, bello. Sì, proprio bello. Allora, anche di questo qui ci sono molteplici edizioni, vi faccio vedere le edizioni, che sono appunto sempre dedicati ai personaggi che abbiamo visto prima, quindi sempre Rocky, sempre Zuma, Marshall, Sky e Rubble. Beh, cosa ne possiamo dire? A caldo sono un sacco curioso di vedere come si muoverà questo prodotto qui. Sì. Anche per vedere come sono state gestite le ruote carine e coccolose. E posso già dire di essere molto soddisfatto dall'effetto luci. Luci sì, ci stanno. Le luci ci stanno un sacco. E tutto poi viene anche accompagnato da un action figure molto semplice, basilare, che si incastra bene, che poi non avviene neanche tramite incastro, nel senso che si può tranquillamente muovere, lo possiamo anche mettere a testa in giù teoricamente, possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo anche fare l'impennata, cioè lo possiamo mettere come vogliamo, così il bambino se lo... si diverte anche proprio a costruire le storie, rappresentare i propri personaggi come più gli piace. Esattamente. Stesso discorso per questa versione qui, che ha di interessante appunto l'effetto
l'effetto trasparente della plastica in alcune parti della tuta da supereroe. Attualmente non siamo convintissimi sulla gestione delle luci, sì. Però comunque sia... Vai. E del prezzo, direi, anche. Sì, è anche un po' del prezzo, ma un po' eccessivo. Magari quello è più un discorso di Amazon, quindi non... Può essere. Abbiamo preso Amazon come punto di riferimento, ma quando poi scriveremo la recensione prenderemo anche altri. Altro vedo che le zampe qui sono bucate, vediamo se sono anche qui bucate. Sì, anche qui sono bucate. Sì. Perfetto. Per risparmiare plastica, Giovanni. Giusto, mi sembra giusto. Bello comunque, è stato un unboxing molto giovine. Sì, infatti, utile per chi vuole fare dei regalini. Sì, sì, sarà. È che è il bello di Gamescore, quando noi proponiamo questi unboxing, quando proponiamo le recensioni strane, tipo le lampade o robe simili, sono quel tipo di recensioni carine e coccolose, perché poi tornano sempre utili. Esatto, esatto. Aspetta che vado a vedere cosa posso regalare. Aspetta che vediamo. Aspetta, su Gamescore avevano recensito quella cosa là. Aspetta che vado a vedere. Ecco, sì, perfetto, prendo quella. Vedi, è un attimo fare così. È proprio intrigante, sono veramente curioso, esatto, adesso di testare ancora di più questi prodotti e poi spiegarveli in una recensione dedicata, dove verranno trattati ambedue. Grande, Giova. Benissimo, io direi che questo episodio qui... Aspetta che sentiamo ancora. È troppo bello. Allora, io direi che questo episodio di unboxing di Toys Review... Direi che possiamo concluderlo qui. Yes. Ricordiamo, intanto saluto prima di tutto James, che è venuto qui a fare supporto morale. Grazie a te. Grazie a te, Giovanni, che mi hai invitato. Coccoloso. Grazie a voi, grazie a te. Io vi ricordo ancora che questa diretta è stata eseguita su Facebook, ma la troverete successivamente su YouTube. E la recensione verrà pubblicata entro una settimana, quindi non dovrete aspettare molto per sapere cosa ne pensiamo di questi due bellissimi giocattolini. Perfetto. E io vi ringrazio ancora per essere passati di qua. Esatto. E, ci vediamo ad una prossima diretta unboxing. Oh yes. Ringrazio e tutti, ad un ragazzi. Nuovissimo Toys Review. Assolutamente. Yes. Settimana prossima. Non so cosa porterò, ma di sicuro qualcosa. Assolutamente. Voglio fare sorprese. Sorprese, sorprese, perché da qua fino a fine anno siamo pieni. Benissimo. Perfetto, io ringrazio ancora tutti per essere passati di qua. Saluto un sacco Rocco e saluto anche Dome. Salutiamo Ciao Dome. Grande, Dome. Grande. Ci vediamo e grazie ancora a tutti quanti. Heda, ciao ancora. Ti ringrazio per essere passato e di aver visto questo video. Io sono Gibi Slacco di Gamescore. Gamescore.it è un sito che tratta news, recensioni, video e gameplay, unboxing di giochi di ruolo, giochi da tavolo, giocattoli come questo. E trattiamo veramente qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un piccolo mi piace che non ti costa niente, di seguirci sulle nostre pagine social, che sono tra le quali Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Siamo veramente, veramente ovunque. Se il video ti è piaciuto, come ho già detto prima, ti chiedo di lasciare un piccolo mi piace e di commentare quale, per esempio, è il tuo Mighty Pup preferito, se conosci la serie di Mighty Pups e cosa ne pensi di questi bellissimi e intrigantissimi prodotti. Io come al solito spero che ci rivedremo in un prossimo video unboxing e fino a quel momento io ti saluto e ti auguro una buona giornata, buon mattino, buone cose, buone tutte cose. Quindi ci vediamo! Ciao! Oh wow, ti adoro un sacchissimo!